Buongiorno dottoressa, siamo qui per rubarle qualche trucchetto del mestiere, soprattutto per quanto riguarda l'abbinamento dei cibi. Ovvero, ci sono dei cibi che se mangiati singolarmente sono ok, mentre se mangiati insieme possono risultare potenzialmente dannosi? Allora, questa domanda può avere una duplice risposta, nel senso che sì, perché quando noi abbiniamo i cibi, quello che è importante mantenere sotto controllo è il carico glicemico del pasto, quindi quanto quel pasto può aumentare e influire sull'aumento della glicemia. Quindi, per esempio, l'abbinamento classico, la pasta, faccio la scarpetta col pane, non va bene, ma dieta non vuol dire né rinunciare né alla pasta né al pane, semplicemente magari metterli in momenti diversi della giornata. L'abbinamento dei cibi però può essere anche molto importante perché può influire anche su quella che è la qualità della digestione e anche il nostro transito intestinale, per cui questi piccoli dettagli di come abbinare i cibi nei singoli pasti può fare la differenza su come noi stiamo nel percepito sia energetico ma anche nella sintomatologia del mio corpo in generale durante l'arco della giornata. Di certi alimenti magari evitarli in determinati momenti della giornata, però l'abbinamento direi che è una delle strategie fondamentali per imparare a prendersi cura di se stessi. Grazie, grazie Prego. mille.